Eric, che stai facendo a quest'ora della notte? Andiamo a vedere. Eric, dove sei? Eric. Sto dormendo o lo sto vedendo veramente? Eric. Ehi, ciao Dominique, ben svegliata. Come mai ti sei svegliata? È tardi, è notte fonda. Come mai? A quest'ora, perché? Ops, scusa, ho fatto rumore, non volevo svegliarti. Hai fatto troppo rumore continuando così, sveglierai tutto l'hotel, non solo me. Oh, va bene, allora magari adesso faccio più piano. Più piano? No, adesso tu vieni e basta. Vieni qui, è ora di dormire, si va a letto a quest'ora. I bambini come te vanno a letto a quest'ora. Stavo giocando. Vai, a letto. Ma io voglio andare lì. No, giocherai domani mattina. Adesso si dorme. Smettila di fare capricci, hai 25 anni. Fila a letto a dormire. Ok, va bene. Ma stavo solo giocando, non riuscivo a dormire. Siamo in una stanza di pirati. Torna lì. Va bene. Però lasciamo le luci accese. Va bene. Ok, vada per le luci accese. Basta che dormiamo, ti prego. E staccati. Torna nel tuo lato. Buonanotte. Chi è che chiama? Dottor Timothy. Perché il dottor Timothy chiama? Ok. Eric, sveglia! Eric, il dottor Timothy ci sta chiamando! Eric, sveglia! Vuoi svegliarti, Eric? Oh, ma insomma, prima non si vuole addormentare, poi non si vuole svegliare. Eric! Dai, Eric, sveglia! Altri 5 minuti. No, niente minuti! Ascoltami molto bene, apri gli occhi! Il dottor Timothy! Che fai, dottor Timothy? È stupido. No, allora mi ascolti, ascoltami. Ci sta chiamando al cellulare. Sì, rispondigli. Come rispondigli da sola? Di che non ci siamo a casa. Ma lo sa che non ci siamo a casa? Siamo in viaggio, rispondi. Rispondi. Sì. Ha smesso di chiamarci comunque. Oh no, ci sono anche dei messaggi. Oh, dai, è mattino. Cos'è che dice? Te li leggo. Eric, Dominique, svegliatevi! Sveglia! Sì, siamo svegli. E quindi? Ma come fate a essere così stupidi? Cosa? Ma non può svegliarci, insultarci. Ma perché deve essere sempre così poco gentile? Non vi rendete conto che nella stanza dei pirati c'è un tesoro nascosto? Cercatelo e trovatelo. Cosa? Un tesoro nascosto? Sul serio? Nella stanza dei pirati c'è un tesoro nascosto? Sembra fantastico, però ho sonno. No, non rimetterti a dormire, tirati su. Forse può avere ragione, in fondo è la stanza dei pirati. Potrebbe davvero esserci un tesoro qui. E se il dottor Timothy ci dice di cercarlo, dobbiamo cercarlo. Non solo stavolta per fare quello che dice, ma anche perché se c'è un tesoro, voglio trovarlo. Quindi adesso tirati su, Eric, forza! Se c'è un tesoro qui dentro, dobbiamo trovarlo, dai! Ma come fai a essere così piena di energia? Io non ho nemmeno fatto colazione. Andiamo a fare colazione e poi cerchiamo il tesoro. No, scappa. Prima cerchiamo il tesoro, dai, Eric! Finalmente giù dal letto. Jimmy! Io non volevo scendere così, un minuto fa dormivo e adesso mi ritrovo sul pavimento. Sul pavimento con una mappa del tesoro. Forse dobbiamo iniziare a cercare proprio da questa. Forza, svegliati! Sì, calma. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric. E io sono Dominique. E siamo nel video che siamo insieme. Insieme! Popito, yeah! Il mondo come lo vuoi. Popito, vai! Ora balla con noi. Popito, yeah! Un milione di mille. E
allora questo tesoro dov'è? Come sapete siamo in vacanza a Dubai e adesso siamo dentro l'hotel di Legoland. Un hotel fatto di Lego. Infatti ci sono tantissime cose di Lego. Ma questa è la stanza dei pirati. Si nota? Oh sì, si nota come? Avete visto che cosa abbiamo fatto qui a Legoland negli scorsi video? Comunque, fino a poco fa stavamo dormendo tranquillamente fino a che Dominique non mi ha svegliato. Non sono stata io, ci ha svegliato il dottor Timothy. Veramente mi hai svegliato tu, io il dottor Timothy non l'ho sentito. Perché hai il sonno pesantissimo. Ma io ti assicuro che è il dottor Timothy che ci chiamava al cellulare, diteglielo anche voi. Ci ha svegliati soltanto per dirci che qui dentro, nella stanza dei pirati, c'è un tesoro e che dobbiamo trovarlo. E anche per dirci che siamo stupidi perché non ce ne siamo ancora accorti. Quindi forse non è difficile da trovare, dobbiamo solo dare un'occhiata in giro. Deve esserci qualcosa di nascosto da qualche parte, magari una botola. Sa molto di pirata una botola. Nel pavimento? Sì, quella! Quella è una botola. No, veramente, cioè sì, è una botola, però forse è finta. Sì, confermo, è finta, disegnata, non si può aprire, non c'è la botola. Sì, ma secondo te, questo tesoro, che cos'è? Cioè, che cos'è che dobbiamo cercare? Che tipo di tesoro sarà? Se è il tesoro dei pirati, deve essere qualcosa di prezioso. Monete, gioielli, diamanti, gemme. Forse un forziere, comunque sarà qualcosa di bello. Non vedo l'ora di scoprirlo. Voi ragazzi lasciate like qui sotto questo video se volete scoprire questo tesoro insieme a noi. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. E adesso, visto che io sono un bravo pirata, lascia fare a me. Pensa come un pirata, Eric, pensa come un pirata. Tu saresti un bravo pirata, me ne siamo sicuri? Ah, sono bravissimo. Andiamo, cerchiamo. Ok, vediamo. Vediamo che sai fare. Allora, è forse qui sotto? No, non c'è niente. Allora, ieri sera abbiamo guardato sotto le coperte e non c'era nulla. Questo forse si apre in qualche modo. Qualche pulsante segreto. C'è qualche pulsante? Qualcosa? Questa potrebbe essere una chiave? Ma possibile mai che questo mobile sia finto? Non si apre da nessuna parte? No, da nessuna. Ma non è che il tesoro è questo? Quello che abbiamo trovato ieri? Ma no, se il dottor Timothy dice che ancora non l'abbiamo trovato, non l'abbiamo trovato. Lui sa sempre tutto. Forse lui sa dov'è il tesoro e sta guardando da quella parte. Da questa parte? Sì. Ma io non vedo niente. Qua, lui guarda qua. 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 Ma non c'è niente, Eric. Forse è dietro il quadro? No, è attaccato questo quadro, non si alza. È attaccato con la colla. C'è qualche tesoro qui? Forse anche qui c'è qualche pulsante segreto. Prova a toccare. Questo cos'è questo? È per fermare la porta. Ah, un fermaporta. Forse hai ragione. Ci sono dei passaggi segreti che si aprono con un pulsante. Devo toccare tutto il pavimento. Ma che stai facendo, Eric? Pensi che funzionerà? Sì. Sembri un ragno, aiuto! Penso di sì. Aiuto! Non si apre niente? Devo continuare. Chiamami quando hai finito. Ok. Questo è il posto più strano. Ma sembra solo un dipinto, vedi qualcos'altro? No, vedo solo un pirata come me. Forse quello strano scarabeo serve da pulsante per un passaggio segreto. No, no. No, non succede niente. Niente, neanche qui su. Eppure mi sembrava un nascondiglio perfetto dentro la coppa. Ma nulla. Niente? Niente. Scendi da lì. Dalla finestra potete vedere benissimo dove ci troviamo. Siamo proprio davanti all'insegna. Niente da fare. Abbiamo cercato ovunque. Adesso dobbiamo passare al piano successivo. Dobbiamo smontare i mobili, togliere la moquette, guardare sotto la moquette e distruggere anche qualcosa. Perché in tutti i posti visibili non c'è nulla. Dobbiamo vedere nei posti più nascosti. Eric, c'è una cassaforte. Cosa? E dove l'hai trovata? Era qui, in bella vista, guardala. Come abbiamo fatto a non vederla prima? Avevi detto che avevi controllato ovunque, Eric. Oh, scusa Dominique, ma ti ricordo che mi sono appena svegliato. Non ho nemmeno fatto... Chi c'è dietro? Ah! Sei tu, cioè io. Ho appena... sveglio, non ho fatto... ma ho fame. Sono molto confuso. Quindi abbiamo trovato il tesoro o no? No, cioè quasi. Abbiamo trovato la cassaforte. Ma come ogni cassaforte, ovviamente adesso serve il codice per aprirla. E il codice non sarà tanto facile da trovare. Dobbiamo forse cercare degli indizi, cercare qualcosa. Zero, zero. Che stai facendo, Eric? Zero, zero. Cosa? Wow.
Ciao! Come hai fatto ad aprire la cassaforte? E persino senza fare colazione! Si è aperta! Il codice segreto era 0000! Questi pirati non sono stati molto furbi. Vabbè, che importa! Quindi qual è il tesoro? Dov'è il tesoro? Cos'è? Dov'è? Dov'è il tesoro, Eric? Dov'è il tesoro? Non c'è nulla. Non c'è nulla? No, non c'è nessun tesoro. Ci hanno fregati. Il dottor Timothy ci ha fregato. Guarda, dice c'è un tesoro in questo alloggiamento. Capitan Mattoncino Rosso ha nascosto degli indizi in questa cabina che ti faranno sbloccare la scatola del tesoro. Eric, non abbiamo trovato il tesoro. Abbiamo trovato un indizio. E poi continua. Ci sono 4 punti. Questa è una specie di mappa. Seguendo questa riusciremo a trovare il vero tesoro. Aspetta, e dietro cosa c'è scritto? Wow, un messaggio in codice. No, quale codice, Eric? Questo è semplicemente un alfabeto diverso dal nostro. È scritto in arabo. Wow, al... Nah, non sai leggerlo. È difficile per noi, dovremmo studiarlo. Possiamo seguire l'inglese, che è difficile per noi, però lo abbiamo studiato un po'. Bene! Numero 1. Quante spade sono cadute sul pavimento durante la battaglia? Quante? È un indovinello? Non lo so, dipende quale battaglia. E io come faccio a saperlo? Non c'ero nella battaglia. Aspetta, Eric, guarda per terra. Ci sono un sacco di cose e credo di aver visto anche una spada! Sì, quella è una spada. Allora intende questo pavimento. Dobbiamo cercare le spade. Quindi una. Ce n'è altre lì? No, qui non ce ne sono. Sei sicuro? Controlliamo bene. No? Niente spade? Da questa parte? No? Niente spade? Okay. Qui! Ce n'è un'altra, due. Sotto il letto ce n'è? No, non ce n'è. Sotto la poltrona? Vedi spade? No, niente. Sono due. Quindi sono due spade. Due. Qui dice quale numero è nascosto nel vecchio libro sul tappeto? Il tappeto è il pavimento. Dobbiamo cercare un libro. Lì c'è un libro. Ma non vedo numeri. Vedi numeri? No, non si legge. Questo è un libro e c'è un numero. 0, 0 e 5. Ma così i numeri sono due. Quale dobbiamo scegliere? No! Guarda questo, a noi sembrano zero, ma in realtà, guarda la forma, questo è un 5 in arabo. In realtà questo e questo sono gli stessi numeri, ma questo è in arabo, mentre questo è in italiano. Davvero? E tu come lo sai? C'è scritto nei soldi, dovevo capire qualcosa mentre facevo shopping, no? Visto che fare shopping serve, quindi il numero è 5! Ed ecco... 5. Quanti granchi rossi puoi vedere sgattaiolare nel pavimento? Dobbiamo contare i granchi. Sì, penso di averne visto qualcuno. Lì ce n'è uno. Uno. Uno lì, un altro qui, Dominic, guarda. Due. Vediamo se qui ce n'è altri. Ce n'è? Qui c'è un polpo gigante. Niente no, granchi. No, c'è un granchio. Ok, siamo a due. Controlla bene. Da questa parte? Oh, guarda, questo è un granchio. Sì, tre. Non ne vedo altri. Vediamo sotto la poltrona. No, niente granchi. Tre. Quindi granchi sono tre. Manca l'ultimo indizio. Quarto e ultimo punto. Quante stelle marine si sono intrufolate nella stanza? Stelle marine. Io non ho visto stelle marine. Voi avete visto stelle marine? Guardiamo bene. Qui ce n'è una. Una qui. E poi... vediamo. Continuiamo a cercare sul pavimento. Una mega piovra. E... lì! E una stella. Sì! Quindi la risposta è... 2. Abbiamo trovato 2, 5, 3, 2. Wow! Quindi il tesoro dov'è? Non lo vedo. Qui il capitan Mattoncino Rosso dice che questi numeri servono per sbloccare il forziere e trovare il tesoro. Aspetta un attimo, ma quale forziere? Ma allora non abbiamo trovato niente, abbiamo trovato solo dei numeri. E il nostro tesoro dov'è? Questa cosa è più difficile del previsto. Te l'ho detto, dovevamo mangiare prima. Dobbiamo aver sbagliato qualcosa. Forse non abbiamo visto qualcos'altro. Deve esserci qualcosa qui in giro. Non è possibile. Jimmy, tu che sei sempre qui. Sei sempre stato qui. Dacci un indizio, dici qualcosa. Perché non mi aiuti? Te ne stai lì, fermo, su quella scatola. Dominique? Quella scatola?
ha un lucchetto! Dominique! Dominique, ho trovato il tesoro! Anzi, l'ha trovato Jimmy! Abbiamo trovato il tesoro! Chi è Jimmy? La scimmia! È sopra la cassa forziere, coi codici e il lucchetto segreto! Questa cassa è un forziere! Sì! Guarda, ci sono queste rotelle con i numeri! E noi non ce ne eravamo accorti! Ok, Eric, forse hai ragione. Forse dovevamo mangiare prima. Non siamo molto svegli stamattina. Voi ragazzi, l'avevate visto? Vi eravate accorti che questa cassa ha un codice? Quindi adesso non dobbiamo fare altro che inserire questo codice. 2, poi un 5. Dov'è il 5? Qui. 2, 5. Poi c'è un 3. Quindi 3. E infine un 2. Così. Quindi adesso la cassa si aprirà. Proviamo. C'è questa manovella. Oh. Funziona! No, no! Vediamo! Aspetta, è dura! Guarda, Eric! Abbiamo trovato dei giochi! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo trovato il tesoro! Abbiamo trovato nella cesta 2 giochi Lego da montare! Questo è mio! Una macchina! E questa è una giraffa! Che carina! Che fai? Voglio montarla! No, aspetta! Ma come? Adesso non vuoi più fare colazione? Mi brontola la pancia! Oh, in effetti anche a me! Ok, macchinina, aspettami qui. Torno tra poco. Anche perché non abbiamo ancora visto niente di questo hotel. Siamo rimasti qui, nella stanza tutta la notte. Ma adesso che è giorno, sembra che questo hotel sia stranissimo. Dobbiamo esplorarlo, andiamo! D'insieme, d'insieme.